Imprese, mercati, tecnologie, innovazione, tutto questo è War Room Business. Buonasera e bentornati a War Room Business, la rubrica di War Room dedicata alle storie aziendali di successo e alle grandi innovazioni tecnologiche. La puntata di oggi la dedichiamo alle sfide che l'innovazione pone alle aziende, in particolare alle aziende energetiche. Valorizzare le tecnologie di proprietà, creare una rete di alleanze e di partnership strategiche per lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative, avviare rapidi percorsi di commercializzazione. Questi sono fattori competitivi decisivi nell'attuale contesto industriale, su cui tra l'altro si fonda la leadership del più grande player italiano, l'ENI, che per gestire queste attività ha creato una società ad hoc che andremo a scoprire in questa puntata di War Room Business. Non mi resta quindi che dare il benvenuto a Laura D'Angelo, Venture Strategy e Development Director di Eniverse, Marco Marino, Managing Director di Enivibes, e al CEO Rapagna, Senior Global Partner e CEO di Italia di Startup Bootcamp e Innolips. Spero di aver detto tutto giusto o quasi. Benvenuti a tutti e tre. Allora, D'Angelo, che cos'è Eniverse, quando nasce e con quale scopo? Grazie Enrico per la domanda. Eniverse è il corporate venture builder di Eni, è nato nell'estate del 2022 ed è dedicato all'individuazione, nascita e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e chiaramente innovative che portano le tecnologie proprietarie di Eni sul mercato dell'energia e potenzialmente anche su altri mercati, promuovendo la just transition. E diciamo, qual è stato da quando è partita ad oggi la traiettoria che ha percorso questa società? Quali sono stati gli obiettivi centrati e quelli ancora da centrare? Allora, un primo risultato interessante, ma un po' anche la testimonianza della partecipazione di Marco, diciamo, in questa giornata, è proprio la nascita della prima venture. Quindi Eniverse è nata ad agosto 2022, a distanza di 7 mesi è nata appunto Enivibes. Marco ci racconterà, diciamo, nello specifico di cosa si occupa, ma il mestiere di Eniverse è stato proprio quello di prendere un asset tecnologico proprietario, sviluppato per rispondere a un bisogno interno e capire che questo asset tecnologico aveva un potenziale sul mercato, quindi sul medesimo mercato in cui opera Eni, ma anche potenzialmente in mercati adiacenti. Quindi il compito di Eniverse in questo primo anno di vita è stato affiancarsi alla nascita di Enivibes e supportandola con le competenze e la legacy di Eni per accelerare, dare un boost anche commerciale alla tecnologia di Enivibes stessa. Ah, quindi Enivibes è il primo figlio, diciamo, di questa esperienza, marzo 2023. Marino, in che cosa consiste invece la vostra attività e come si è sviluppato da marzo 2023 ad oggi l'esperienza? Ecco, Enivibes si occupa di monitoraggio delle condotte attraverso questo sistema che si chiama vibroacustico, che si chiama EVPMS. È un sistema che è capace di rilevare in tempo reale anomalie o perdite, per esempio dovuti a furti, impatti, eventi naturali come frane e terremoti, ad esempio. Stiamo parlando di rilevamento di queste anomalie sugli oleodotti. Ad oggi, infatti, proteggiamo oltre 2000 km di condotte, prevalentemente oleodotti in Italia e all'estero, quindi ci siamo voluti da un inizio con pochi oleodotti a un monitoraggio sempre via più grande e più esteso. E ci racconti sul piano pratico cosa succede, com'è il meccanismo, come funziona questo meccanismo quale tipo di informazioni porta? Allora, noi installiamo dei sensori, questi sensori vibroacustici che raccolgono dei dati lungo le condotte, e ne saremo pochi, questa è la chiave un po' del successo, perché sono interventi assolutamente non invasivi e riusciamo a rilevare qualsiasi interazione con la pipeline, quindi qualsiasi cosa succeda genera queste onde acustiche, vibroacustiche che viaggiano alla velocità del suono dentro i tubi e noi siamo in grado di rilevarle in tempo reale, localizzando l'origine del fenomeno, quindi per la prima volta l'operatore, chi opera la linea, sa che c'è un problema e lo sa subito in tempo reale con grande precisione. Quindi questo vale solo per il gas o vale per qualunque tipo di condotta? Vale in realtà per qualunque tipo di condotta, tanto che stiamo attivamente. Quindi anche acqua, per dire.
Esatto, stiamo attivamente lavorando per estendere l'uso a mercati, per esempio distribuzione del gas, distribuzione locale, ma anche il teleriscaldamento, che è sempre trasporto di acqua, ma lì si trasporta l'energia, e la distribuzione anche dell'acqua potabile, perché no? Mi pare di capire che alcune vicende di cronaca recenti non avrebbero avuto luogo con tutto quello che ne ha significato se ci fosse stato in funzione questo sistema, perché avrebbe segnalato preventivamente il problema e avrebbe consentito di intervenire. Dico bene, Marino? Esattamente, quindi da un lato c'è la possibilità di intervenire in maniera rapida ed efficace e abbiamo contribuito a risolvere o a mitigare il problema delle frazioni in Italia e dall'altro abbiamo delle tecnologie che lavorano anche in ambito preventivo, andando a rilevare alcuni eventi prima che diventino perdite. Adesso tocca a Rapagna raccontare che cosa sono le società che rappresenta e quali rapporti hanno con l'ENI. Sì, noi siamo nati in Olanda nel 2010, quando un paio di imprenditori olandesi illuminati si erano accorti che in Silicon Valley stava succedendo qualcosa e sono andati sostanzialmente a importare il modello degli acceleratori di startup. Sono molto famosi quelli americani, quegli addetti ai lavori, Y Combinator, Techstars, Plug and Play. In Europa non c'era molta di questa attività, quindi con questo nome Startup Bootcamp, che è effettivamente un po' difficile da pronunciare, e quindi diciamo, noi Grazie per la comprensione per prima. diciamo SBC, noi lo Ah, abbreviamo, è è stato già importato in meglio. Europa appunto un modello di supporto agli imprenditori per lanciare nuove iniziative, nuove imprese. Da questa esperienza, alcuni anni dopo, delle grandi aziende che partecipavano a questi acceleratori per vedere sostanzialmente la nuova tecnologia, scoprire nuovi talenti e capire dove si muoveva il mondo nei loro verticali, tipo le Vodafone, l'ING, la Philips, quindi aziende nord europee, hanno chiesto ai nostri imprenditori sostanzialmente di replicare questo modello, ma invece di aiutare imprenditori terzi, di farlo all'interno delle loro grandi aziende. Le grandi aziende si definiscono tutte lente, si definiscono tutte avverse al rischio, con un mix di talenti più bravo a fare il dipendente che non a fare l'imprenditore, e quindi diciamo, dall'esperienza una trasposizione del modello dell'accelerazione startup ad accelerazione delle attività dentro grandi aziende nasce invece Innolips. Quindi ad oggi, facendo fast forward ad oggi, Startup Bootcamp è il più grande acceleratore in tutto il mondo tranne gli Stati Uniti, e Innolips ha supportato più di 400 nuove iniziative assieme a grandi Ma aziende. sono specializzate in entrambi i casi nel settore dell'energia e in Abbiamo un verticale, tecnologia sì. o sono trasversali? Abbiamo, gli acceleratori sono settoriali, verticali, quindi noi abbiamo un polo sul mondo energia, soprattutto sviluppato nel mondo Asia Pacific, e abbiamo grandi clienti nel mondo dell'energia. Quindi ovviamente anche noi lavoriamo per dei verticali settoriali e abbiamo il piacere, abbiamo avuto il piacere di assistere alla nascita, al parto, di essere in sala parto quando. Forse anche prima della sala parto, diciamo, è stata concepita Anyverse e quindi diciamo, da allora li supportiamo nel fare i primi passi. Scusi, quanti figli vuole avere Laura, lei? Allora, i figli 5 sarebbero, almeno questo è il mandato che ci ha dato Eni nella recente strategy, quando Eni chiaramente ha dichiarato i propri obiettivi al mercato, quindi 5 venture entro il 2025, quindi la prima nel 2023 è arrivata, la prima venture, quindi ci auguriamo che le 4 arrivino velocemente nei prossimi 2 anni. E cosa saranno queste? Avete già deciso il sesso del nascituro? Ti direi sempre, sempre femmine perché vabbè, sono di parte, però in realtà il lavoro che stiamo facendo importantissimo, che è partito un anno fa, è quello di screening del patrimonio tecnologico. Il punto, Enrico, che dicevamo all'inizio, Eni vuole creare venture, valorizzare tecnologie partendo chiaramente in prima battuta da quello che è un asset strategico per Eni, che è il suo patrimonio tecnologico. Quindi abbiamo avviato questa attività l'anno scorso e quindi abbiamo fatto un primo screening di circa 130 tecnologie proprietarie.
aree, e quindi stiamo su queste 130 tecnologie capendo quella più alto potenziale, che hanno anche un time to market sul mercato, diciamo, contenuto. Noi ci diamo indicativamente come tempo, no, per portare la tecnologia sul mercato, un periodo che sia inferiore ai 3 anni. Nel caso di AnyVibes siamo stati particolarmente fortunati, perché la tecnologia era una tecnologia internamente provata e applicata internamente, quindi quello che stiamo facendo è guardare anche tecnologie che hanno chiaramente un grado di maturità magari più, diciamo, inferiore rispetto a quello di AnyVibes, ma che possono, diciamo, rapidamente essere supportate sul mercato. Abbiamo un funnel ricco su cui stiamo lavorando, quindi ci auguriamo proprio nel 2024 di poter annunciare nuove venture. L'approccio che abbiamo, Enrico, anche nel caso di AnyVibes, è proprio perché abbiamo tecnologie che chiaramente sono sviluppate, hanno delle affinità tra loro, quello che stiamo facendo è lavorare una logica di portafoglio, di integrazione tecnologica. Quindi anche per AnyVibes quello che vogliamo fare è individuare le tecnologie che possano proprio dare un boost, in caso specifico AnyVibes, ma anche altre iniziative, proprio, diciamo così, ampliando l'offerta di servizi o prodotti che la venture stessa può portare sul mercato. Quindi diciamo che il lavoro importante che stiamo facendo, e secondo me qui ci portiamo dietro il concetto della la C della corporate, è partire da un portafoglio importante e lavorare in un'ottica di integrazione. Rapagna, lo chiedo a lei, perché sennò è come chiedere all'host se il vino è buono. Angelo, sarebbe stato possibile in un'altra? C'è un'azienda italiana che ha quanto ha detto, 130 tecnologie proprietarie e ha, diciamo, un potenziale su cui stanno lavorando come quello dell'Eni, cioè senza Eni da qualche altra parte sarebbe stata replicabile? Ma detto che ad oggi è difficile sostenere che ci sia un prodotto, un servizio, una tecnologia che non ha nessuno, e quando qualcuno lo sostiene bisogna sempre sospettare che abbia fatto male il proprio lavoro di ricerca. Quindi credo che ciò che rende abbastanza unico, forse unico, questa esperienza è proprio la visione che ha avuto Eni di prendere asset, esperienze, competenze che oggi, diciamo, non vedevano la massima espressione e crearne delle nuove società. Questo è molto unico, più che la distintività della singola tecnologia, che poi lo dirà il mercato. Infatti, come quando Laura accennava a 5, è perché probabilmente per farne 5 di successo, gioco forza, Eniverse dovrà sperimentarne, testarne un numero maggiore, no? Come ovvio che sia, per l'innovazione non sarebbe tale se non avrebbe un tasso di insuccesso. Quindi credo che ciò che trovo molto innovativo di Eniverse è la costruzione logica, la strategia di valorizzazione tramite creazione di imprese. Questo lo fanno pochissime grandi aziende, che invece tengono le tecnologie per sé per utilizzarla nelle proprie attività. Poi sul fatto che le tecnologie in questione siano uniche, ripeto, lo dirà il mercato, alcune lo saranno più di altre, però comunque si vive bene anche con una concorrenza, l'importante è saperla battere. Marino, la vostra è unica o siete in un mercato di concorrenza dove altri fanno le cose simili a quelle che fate voi? Allora, la concorrenza c'è indubbiamente quasi dappertutto, però possiamo sostenere che di competitor ce ne sono veramente pochi con tecnologie molto sfidanti come la nostra, cioè noi siamo verticalmente posizionati sull'alta tecnologia applicata all'asset integrity, quindi che vuol dire al monitoraggio, per esempio, delle condotte, delle pipeline, e ci sono pochi player che lavorano con questo grado, diciamo, di precisione, ad esempio per la nostra sensoristica, velocità, ma anche la quantità di informazioni che riusciamo a dare da questi sensori. Quindi diciamo che il mercato è molto interessante, perché di competitor ce ne sono ben pochi e molte pipeline al mondo, molte linee al mondo non hanno ancora alcun sistema di controllo, quindi è un sistema dove il cliente stesso che ha proprio bisogno di tecnologie per il monitoraggio. Ecco, qui mi nascono due domande. La prima è: ma le altre grandi sorelle, per usare una vecchia espressione petrolifera di Eni, è possibile che non si siano attrezzate come Eni, al di là che poi siano arrivati a affiliare una startup collaterale, ma al proprio interno non si sono mai attrezzate in questo senso? È una roba importante questa, perché
mi verrebbe da pensare basica per chi ha delle condotte, no? E in realtà dipende molto dalle esigenze di ciascuno di questi operatori, perché questo è un business che è dominato, questo è un problema che è dominato da ciò che accade all'esterno. L'Italia in particolare aveva un grande problema sui furti sugli oleodotti, che era una tematica diciamo non nota alla gran parte della popolazione, però stiamo parlando di entità di 200 furti annui che altri paesi hanno avuto più tardi, quindi stanno cominciando ad avere, e quindi diciamo che l'Italia per prima e in prima linea si è attrezzata proprio per risolvere questo problema, tanto da iniziare a fare scuola anche in altri paesi. Stiamo iniziando ad applicare per esempio la tecnologia in Brasile, dove questo fenomeno è iniziato dopo, però è sicuramente molto forte. Io non so cosa valga in termini percentuali, ma so cosa vale lo stesso fenomeno sull'acqua, e noi perdiamo, diciamo così, per usare un eufemismo, il 40% del trasporto di acqua per strada. Sarebbe importante che questa tecnologia venisse applicata a diversi ambiti, sia per la sicurezza che per la sostenibilità. Cosa si potrebbe fare in tal senso? Concordo, infatti qualche paese si sta già attrezzando, però nella gran parte dei paesi al mondo, anche in realtà come gli Stati Uniti, che storicamente è avanti nel settore dell'oil and gas, queste regole, diciamo, questa legislazione non pone ancora degli obblighi, ma soltanto delle pratiche di miglior raccomandazione. Ad esempio, in Italia non vi è una normativa specifica che prescriva l'utilizzo di questi sistemi, soltanto delle indicazioni, motivo per cui tanto bisogna fare anche a livello legislativo. Quindi la tecnologia non può essere l'unica arma, ma deve essere coadiuvata chiaramente da un insieme di tante altre cose. Se posso, allora, il caso di Nivibes è la prima venture, chiaramente che, diciamo, con una verticale specifica, come ha raccontato Marco, sul monitoraggio delle pipeline, però è l'esempio emblematico di cosa significa e qual è il mestiere che vuol fare Eniver, cioè valorizzare tecnologie anche, e quindi lo faremo nel prossimo futuro, e sono i casi che ha colto subito lei, che raccontava Marco, anche andando in altri mercati, ma soprattutto, e questo è un punto per noi cruciale, diciamo un senso di responsabilità nel valorizzare ciò che Eni internamente ha sviluppato, ma che potenzialmente può dare ritorni importanti a tutti gli stakeholder di riferimento, quindi anche alla comunità, ad esempio in altre applicazioni come il mercato dell'acqua. Quindi le posso confermare che, ancorché Nivibes è il primo caso, piccolo ma sicuramente attenzionato. Io spero che vedano questa nostra chiacchierata persone che lavorano nelle municipalizzate, perché le municipalizzate credo che sarebbero i primi a dover essere interessati al discorso che stiamo facendo. Rapagna, ci racconta quali progetti sono stati seguiti fin qui dai Nolips? Sì, detto che per ovvi motivi la stragrande maggioranza sono, diciamo, coperti da confidenzialità, provo a raccontare alcuni esempi dividendoli per categorie. L'innovazione tradizionalmente si divide in tre tipi: la cosiddetta innovazione nel core, cioè il rinnovamento della propria gamma prodotti e servizi, l'innovazione cosiddetta adiacenti, cioè in cui si fa un mestiere non uguale a quello che è sempre fatto, ma vicino. L'esempio più classico è un'azienda che faccia abbigliamento da uomo che vuole fare abbigliamento da donna. E poi la cosiddetta innovazione disruptive, di cui tutti parlano, ma in realtà rappresentano una piccolissima parte degli investimenti, che è quindi quando si entra proprio in business totalmente diversi. Pensate ad Amazon, che è entrato nel mondo del cloud. Allora, racconto alcuni progetti. Per quanto riguarda la prima categoria, quindi la cosiddetta renovation o rinnovamento, possiamo citare un caso di cui siamo molto fieri. Quando Philips, circa metà degli anni 2005, tentò di lanciare il primo rasoio ibrido tra il rasoio elettrico e la lametta, per, diciamo, magari i maschietti collegati, si chiama One Blade, prodotto che fu introdotto al mercato americano e rigettato dal più grande distributore Walmart, perché sostanzialmente non aveva alcuna traction di mercato, alcun risultato sulle vendite. Quindi l'amministratore delegato di Philips, di fronte alla scelta dura di chiudere un'unità di 90 persone e fare un write-off di investimenti di decine e decine di milioni di dollari, chiamò i nostri fondatori chiedendo se potessimo fare qualcosa. Noi chiedemmo 7 persone e 6 mesi di tempo, e con lo spirito degli imprenditori, non toccando il prodotto,
lo riposizionammo in termini di target, in termini di benefici attesi e di canali di vendita. Ecco, concludo dicendo che ad oggi è il prodotto a più alto successo nella storia di Philips, con più di 260 milioni di dollari di vendite. Per un prodotto adiacente, direi, sulla seconda categoria, cito, visto che siamo qui, le cose che stiamo facendo assieme appunto ai colleghi di Eniverse, che come spiegava prima bene Laura, si tratta di prendere tecnologie e metterle a disposizione in mercati vicini, quindi certamente un'innovazione non nel core, ma è, diciamo, adiacente. E poi invece per la parte disruptive ho un paio di esempi che posso citare. C'è un'azienda che fa cibo per cani e gatti, che ha capito che per crescere deve crescere non solamente vendendo crocchette, ma anche diventando un punto di riferimento per i propri clienti, che sono i proprietari di animali, e che quindi ha iniziato, tra le varie cose, ad esempio, a sviluppare delle cliniche veterinarie, con la logica che la prevenzione e il controllo del dato dell'animale fossero poi ovviamente strategici a successo, piuttosto che un brand di acque associato alla montagna e quindi a concetti di purezza, di rigenerazione e di sostenibilità, con cui stiamo lanciando un portale digitale di servizi e di esperienze rigeneranti. Ecco, quindi un'azienda che fa prodotti di largo consumo che entra nell'offerta di esperienze. Sono, ecco, queste ultime due esempi mi hanno dato parzialmente la risposta che mi stavo facendo nella mia testa, ma gliela pongo lo stesso la domanda. Per voi è possibile anche lavorare con aziende di piccolo-medio dimensioni, o, visto che prima ha citato Philips e Eni, soltanto un certo size di dimensione? Sì. Noi lavoriamo con clienti medio-grandi, ma è successo qualcosa un anno fa sotto gli occhi di tutti, cioè una simpatica azienda chiamata OpenAI ha introdotto, ha massificato finalmente la possibilità di usare intelligenza artificiale per automatizzare tante delle cose che fino ad oggi si facevano a manina, e quindi anticipo che stiamo lavorando ad un software che può consentire quindi anche ad aziende di più piccole dimensioni di poter adottare alcune delle pratiche che oggi invece noi siamo obbligati a fare con dei professionisti, con gli imprenditori, che ci rendono invece forse di difficile accessibilità alle aziende piccole, ma un domani questi tutor, questi assistenti potranno anche supportare processi di innovazione di aziende più piccole. Ecco, a proposito di questa caratteristica tipica del capitalismo italiano, D'Angelo, Eni è capofila di una filiera molto vasta e molto articolata. È pensabile che quel lavoro che voi state facendo all'interno del perimetro stretto di Eni possa allargarsi anche alla filiera e quindi toccare anche altre aziende che più piccole che a Eni fanno riferimento in qualche modo? Allora, noi chiaramente, diciamo, il mestiere che facciamo lo facciamo guardando al patrimonio interno, e chiaramente il patrimonio tecnologico interno si applica non soltanto al core business, ma chiaramente in relazione alla filiera. Quindi potenzialmente potrebbe essere non soltanto replicato, no, da altre realtà, ma potrebbe essere sinergico in questo, no, con la filiera. E quindi in realtà, proprio in relazione a iniziative di business su cui Eni chiaramente focalizzata, Eniverse il proprio contributo anche guardando in un'ottica di filiera a come le tecnologie potrebbero integrarsi in questa. Quindi sì, ti direi assolutamente di sì. Beh, Marino, che cosa avete in progetto per il futuro? Quali, al di là del consolidare l'esperienza che avete peraltro non da molto iniziato, al di là dell'allargare il fronte, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto l'esempio dell'acqua, ci sono altri traguardi magari di medio termine che ai quali puntate? Sicuramente sì, quindi abbiamo grandi ambizioni di scalare la nostra realtà anche nel settore più tradizionale, che è quello dell'oil, appunto. Proprio in tal senso abbiamo da qualche mese siglato un accordo di alleanza commerciale con SLB, Schlumberger, che è la prima azienda per servizi di oil and gas al mondo, con presenze in oltre 200 paesi. E questo accordo. Servizi di che tipo? Servizi classici a supporto dell'installazione di nuove tecnologie, piuttosto che anche classici, per esempio, la fornitura di
valvole di equipaggiamenti che servono a far funzionare le pipeline. Quindi un po' la linfa vitale di tutte le oil companies sono aziende come questa che danno una serie di servizi e che cercano chiaramente di proporre anche nuove tecnologie. Enivibes ha una particolarità, come ci raccontava anche Laura, di essere verticale sulla tecnologia. Abbiamo bisogno chiaramente di poterla distribuire anche dal punto di vista commerciale, quindi noi abbiamo la volontà di espanderci anche commercialmente e questo partner SLB appunto tramite questa alleanza commerciale ha proprio questa funzione, quindi quello di essere alleati e poter distribuire la tecnologia in tanti paesi, quindi anche in paesi molto difficili, e pensiamo ad esempio a paesi africani dove andare in sito e la logistica è molto difficile. SLB, avendo sedi locali praticamente in tutto il mondo, ci consente di distribuire la tecnologia e facendoci concentrare su quello che è il miglioramento stesso della tecnologia. Quindi anche per i settori tradizionali stiamo pensando in grande, andando a migliorare, tenere viva e attiva la tecnologia, aggiungendo sempre nuove funzionalità. Solo quest'anno abbiamo lanciato due nuovi prodotti e poi a espandere chiaramente il mercato sia sul business tradizionale che, come ci ha raccontato Laura, anche su altre tecnologie che hanno sempre a che vedere con il monitoraggio degli asset, per così dire, dei nostri clienti, degli operatori. Quindi non solo pipeline, ma anche tutto quello che vi è connesso. D'Angelo, il vostro è un osservatorio ovviamente multinazionale, operate in tutto il mondo e avete un'ampia rete di alleanze e collaborazioni strategiche. È utile aprirsi a nuovi mercati e guardare a nuovi business? Nella nascita delle nostre venture assolutamente siamo aperti, diciamo, alla possibilità che entrino in partnership con noi terzi, che chiaramente ci aiutino a valorizzare al massimo attraverso competenze specifiche e uno spirito imprenditoriale la nascita di queste venture. E l'altro punto importante, Enrico, che vorrei citarti è il tema delle alleanze. Universe quindi non vuole fare tutto da sola perché sa che non può fare tutto da sola e per accelerare deve appoggiarsi su quelle che sono la legacy di Eni, la possibilità di costruire alleanze. L'esempio che ha citato Marco è l'alleanza commerciale con SLB, grazie chiaramente al network, diciamo, e ai rapporti che ha Eni strutturati chiaramente con diversi operatori piuttosto che in diverse geografie, ma soprattutto anche partner di diversa natura, informatici, tecnologici, quindi potenzialmente anche finanziari. Però nel senso, diciamo che noi il nostro interesse è accelerare industrialmente l'ingresso di una tecnologia sul mercato. Rapagna, a proposito, che grado di attenzione c'è da parte della finanza, in particolare di quella internazionale, a questi processi di creazione di startup che stiamo raccontando oggi? Beh, quella internazionale è già sviluppata. Per fortuna in Italia CDP Venture Capital ha iniziato a investire avvicinandoci ad un paese moderno, siamo ancora molto distanti ovviamente anche banalmente dai cugini d'Oltralpe, ma siamo distanti anche dalla Spagna, quindi non citiamo necessariamente Francia e Inghilterra, siamo lontani dalla Germania, però ecco, un percorso è iniziato, quindi io preferisco sempre guardare la parte positiva, no, di questo fatto, piuttosto che dire sempre che il bicchiere è mezzo fondo. Quindi diciamo, adesso c'è una nuova leadership in CDP Venture Capital che ha appena iniziato, Scorna Jenki ha preso il posto di Resmini che ha fatto un ottimo lavoro di impostazione di fondi a supporto, peraltro uno di questi fondi è proprio un fondo che fa corporate venture capital e forse siamo tra i pochi in Europa a fare questa innovazione, quindi un pezzo delle risorse della finanza pubblica vanno proprio esattamente a cercare di stimolare il modello che Universe ha già messo in pista. Se mi chiede è semplice, no, ad oggi sono poche le aziende che hanno capito l'importanza di questa specifica leva, però ripeto, da qualche parte bisogna cominciare, credo che noi abbiamo cominciato, ora bisogna accelerare e non fermarsi. Oh, anche perché poi non c'è niente di meglio che copiare, nel senso che esatto. Un po' di casi buoni e poi diciamo le menti addormentate si svegliano. Esatto. Ero curioso di sapere, ma voi siete rimasti olandesi o... No, noi siamo a tutto titolo italiani, nel senso che ho avuto il piacere di aprire la filiale italiana inizio del 2019, quindi siamo al quinto anno di vita, sta andando
tutto molto bene. Siete controllati da una casa madre? Siamo controllati dalla casa madre, ma siamo un team di 40 persone italiane, di cui siamo assolutamente orgogliosi. Credo diciamo che ci siano delle persone con capacità imprenditoriale, se non devo dirlo io, insomma l'Italia ha un DNA di creatività e di imprenditorialità, le startup del sud. Noi abbiamo il 50% del nostro team viene dal sud Italia e quindi abbiamo dei talenti, quindi parliamo anche alla fine, la tecnologia poi è fatta da persone, abbiamo un patrimonio di talenti che assolutamente non è, cioè non dobbiamo invidiare nessuno. Ecco, quello che ci mancano sono risorse e un pochino di capacità di fare sistema, perché vede, è chiaro che quando ogni singola regione, provincia, città, azienda, ognuno pensa di fare il suo piccolo orticello, il suo piccolo laboratorio, il piccolo, rientriamo no, nel campanilismo anche dell'innovazione, mentre se guardiamo i modelli virtuosi, voglio dire, in America fino a poi tempo fa c'era solo la Silicon Valley, adesso nasce qualche altro polo, ma non esiste che ogni singola città americana pretenda, quindi dobbiamo sapere anche fare ecosistema, e quindi quello che diceva prima Laura è importante, anche Anyverse, per quanto sia sostenuto da un'azienda di grandi dimensioni, dovrà e vorrà, da quello che intendo, fare sistema, perché facendo sistema si prende più rapidamente la spinta per poter distribuire e quindi vincere su un mercato che oggi non vede l'Italia ma vede il mondo come territorio. Quindi sono da questo punto di vista ottimista. Bene, io ringrazio Laura D'Angelo, Marco Marino e Alceo Rapagna di averci consentito di guardare a questo che potremmo definire, non so se siete d'accordo, Leni Valley, per rimanere nei tentativi di darci in Italia anche delle valley che non siano solo quelle americane, e spero che sia stato utile non solo voi raccontarvi, ma anche a qualche parte del nostro articolato capitalismo guardare a queste esperienze per poterne fare tesoro. Grazie, ci vediamo la prossima volta nella War Room. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.